Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi e buona domenica, come sempre anche oggi un video speciale con tutte le ultime novità sul mondo di Call of Duty. Vi ricordo, per supportarmi lasciate un bel mi piace, arriviamo almeno a 200 per questo video informativo. Passate come sempre dal primo link in descrizione, ma soprattutto salvatelo per gli acquisti che dovete fare o che dovrete fare ragazzi nei prossimi settimane, perché qualsiasi acquisto che farete dal primo link su eneba.com supporterete il mio canale e il mio lavoro. E vi ricordo ragazzi, ci sono tantissimi sconti dagli abbonamenti ai videogiochi, alle gift card, alle skin, ai videogiochi in arrivo. Chi più ne ha più ne metta ragazzi, mi raccomando, mettetelo nei preferiti il primo link con il mio codice di affiliazione, mi raccomando. Poi come sempre siamo in live da lunedì al venerdì sulla piattaforma Viola. Da ieri ho voluto riattivare il mio canale anche su Kick, perché me l'avete chiesto di portarvi almeno una live settimanale senza pubblicità appunto in live, ma soprattutto mercoledì faremo l'evento PlayStation su kick.com, quindi iscrivetevi tutti quanti, vi lascio il link nel commento in rilievo, c'è anche l'applicazione, così ci gusteremo l'evento PlayStation alle 10 di sera senza pubblicità, o meglio voi senza pubblicità, quindi sarà molto godibile. Continuiamo con le notizie in merito all'acquisizione Activision Microsoft. Vi ho riportato l'ottima notizia, finalmente ha confermato l'acquisizione, o meglio ha dato l'ok all'acquisizione anche il mercato cinese, e è stata appunto bloccata invece la causa che era stata fatta nelle ultime ore dai gamer, dagli ultimi mesi. Infatti il giudice della Corte di Giustizia della California ha bloccato la class action dei gamer che stavano tentando di fermare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. La class action, supportata anche da Sony, che ha fornito addirittura alcuni documenti, è stata quindi bloccata definitivamente in una settimana, come vi ho detto, già piena di progressi positivi per l'acquisizione, la contestazione del governo UK contro la CMA, l'approvazione dall'Unione Europea e l'approvazione anche dalla Cina. E adesso arriva anche la notizia del blocco della class action. Quindi procede molto bene, ragazzi, l'acquisizione. Vi terrò aggiornati con gli ultimi sviluppi nei prossimi giorni. Parliamo ancora di nuove curiosità in anteprima per quanto riguarda MW2, perché come sapete in questi giorni c'è stata un'importante intervista, una sorta di veramente dietro le quinte tra Infinity Ward ed Exerto. Bene, nelle ultime ore sono arrivate importanti notizie sul futuro di MW2. In che senso? Gli sviluppatori di Infinity Ward hanno rivelato appunto in questa intervista che ci sarà una mappa che arriverà in una prossima stagione di MW2, quindi molto probabilmente o la 4 o la 5, che a quanto pare sarà un test per delle cose future. Vorrei dire tanto, per fare un esempio, c'è una mappa in arrivo in una stagione successiva che è direttamente un test per le cose future, ha scherzato uno degli sviluppatori Smith, attento a non rivelare troppo appunto in questa intervista. Che cosa vorranno mai portare? Chissà che cosa sono queste cose future. Ricordiamo che il prossimo COD a quanto pare sarà un sequel diretto di MW2, ma sviluppato dalla Sledgehammer Games, però sempre appunto del mondo di Modern Warfare, il tanto chiacchierato Modern Warfare 3, ma come vi dico sempre nulla a che vedere con l'originale MW3, proprio un COD a sé stante. Chissà se vogliono fare appunto dei test in vista del futuro della saga. Ma invece volevo portarvi una notizia che sta facendo veramente scalpore in rete relativamente alla questione delle modalità notturne. Non è la prima volta che parliamo della modalità notturna sul mio canale, ma soprattutto di una possibilità di vederla all'interno di Warzone 2. Se n'era parlato su DMZ, se n'era parlato su MW2 e via dicendo. Bene, partiamo dagli albori, o meglio da quello che ha fatto scatenare le nuove indiscrezioni nelle ultime ore, perché vi ho messo anche il visore notturno, se ben vi ricordate la Dark Edition di Modern Warfare 2019. Bene, praticamente il visore notturno è spawnato a sorpresa negli ultimi giorni ad alcuni utenti su Ashika Island di Warzone 2, ma al momento non sono oggetti di missione estraibili, quindi praticamente non si possono portarvi e non si possono appunto esfiltrare dalla modalità o portare fuori anche dalla DMZ. Non è la prima volta che vediamo appunto questa Night Vision Goggle, perché ne è arrivata anche nelle ultime ore da Almasara. Anche su Almasara, vi faccio vedere direttamente lo screen, è spawnato il visore
notturno, stesso identico problema. E un problema, bug al momento, perché comunque ancora una cosa che non deve essere rilasciata. La cosa curiosa è che tantissimi post sono arrivati nelle ultime ore in merito a questo visore notturno apparso prima su Ashika e poi su Almasara. Chissà se veramente sta in arrivo una variante notturna o di Ashika o di Almasara nelle prossime season. Infatti la season 4 si attendono veramente notizie molto importanti sia sul futuro di Almasara relativamente alla questione della tempesta di sabbia, ma soprattutto sul fatto di novità sulle ranked e sui poi, perché è veramente al momento una mappa morta, diciamo così, in termini di novità. Perché ho voluto fare questa premessa? Perché adesso parliamo delle ultime indiscrezioni, gli ultimi leaks arrivati direttamente dai file di gioco. Praticamente, come sapete, si attendono ancora notizie dell'arrivo della tanta attesa modalità notturna su Warzone 2, che a quanto pare doveva arrivare in una delle stagioni di MW2 / Warzone 2. Ricordiamo che lo scorso mese gli sviluppatori hanno fatto intendere che la modalità notturna sarebbe arrivata in una modalità permanente non LTM. Inoltre nelle special ops, come sapete, della cooperativa di MW2 ci sono già parti di Almasara in versione notturna e la mappa Black Gold della modalità notturna nel multiplayer è in sostanza Rohan Hill, la zona petrolifera di Almasara. Inoltre, come vi ho già detto, si sono già aggiunti gli avvistamenti dei visori notturni su Ashika Island prima e su Almasara poi, quindi continuano sempre di più a esserci informazioni a riguardo. Vi faccio vedere questo screen, per chi non lo conoscesse. Alex è un importantissimo data miner e leaker sul mondo di Call of Duty. Considerate che su Twitter, in un precedente video ve ne ho già parlato, sarà stato stragherato 3, 4, 5 volte su Twitter con degli account veramente grandi, sempre per violazioni di copyright, immagini in anteprima, file di gioco. Bene, ha confermato, innanzitutto ha riportato la notizia che vi ho detto nei giorni scorsi di Bird Island, che dovrebbe a quanto pare arrivare più su Warzone Mobile, anche se ci potrebbe essere una piccola finestra su Warzone 2, ma continuo a escluderlo per il fatto che c'è in lavorazione la mappa Vondel. Ma lui riporta appunto Almasara Night Time, quindi non molte volte abbiamo visto come Alex, o meglio la stragrande maggioranza delle volte Alex non ne ha sbagliata una, quindi questa notizia prendiamola al momento come certezza. Staremo a vedere quando arriverà e soprattutto se arriverà, perché tante volte, ragazzi, ve lo ricordo veramente per i poco veterani del mio canale, tantissime informazioni vengono tirate fuori dai file di gioco ma poi vengono scartate come operatori, come armi, come modalità, anche se poi vengono trovate dentro i file di gioco, perché poi non vengono praticamente puliti o cestinati dagli script delle playlist e via dicendo. Questo era tutto quello che volevo dire, ragazzi, al nuovo video domenicale dedicato alle notizie di Call of Duty. Vi ricordo come sempre di supportare il TG Code lasciando un bel mi piace e iscrivetevi su Kick. Mercoledì voglio tutti quanti per la live PlayStation alle 22 serale e noi ci vediamo domani con un prossimo video.